realtà credo che lavorare in team non sia più difficile che esprimersi in forma individuale alla ricerca di una performance. Anzi, normalmente succede che nel team tu trovi delle risorse che ti permettono di realizzare e di trasformare il tuo potenziale in una prestazione. Io ho un'esperienza molto lunga in uno sport di squadra meraviglioso che è la pallavolo, che proprio per sua struttura insegna che qualunque gesto tecnico individuale viene messo in relazione a qualcosa che fa un tuo compagno prima o dopo di te. Però sostengo anche che non esistano sport individuali. Qualunque azione individuale che noi vediamo di sport che vengono definiti così, in realtà è sempre l'ultimo miglio di una filiera di produzione di quella performance che passa attraverso una squadra. Quindi io credo che lavorare in squadra in realtà sia un gesto molto naturale, più naturale forse di quello che pensiamo. Imparare a lavorare in squadra passa attraverso la capacità, la dico proprio brutalmente, di enfatizzare i propri punti di forza e di nascondere i propri punti deboli. La squadra è il luogo in cui io, individuo, vedo riconosciuti i miei punti di forza, proprio li vedo lucidati e li vedo, come dire, essere decisivi, no? Rispetto a un risultato collettivo, e dove trovo invece qualcuno che mi aiuta a nascondere i miei punti deboli. Cioè, quindi evidentemente punti di forza di qualche mio compagno si sovrapporranno a quelli che sono i miei punti deboli. Quando questa cosa succede, nasce un organismo, che è la squadra, che essendo un organismo ha una vita propria, quindi ogni giorno è diverso da quello prima, dove però tu riesci a sentire valorizzato il tuo potenziale e a sentirti, mi permetto di dire, protetto nei tuoi punti deboli. Ma mi viene da dire una cosa soltanto, che è quella dell'avere una grande capacità di ascolto. Tutti i team leader sono molto ben addestrati di solito a erogare feedback. Io credo che sia necessario incominciare a ragionare anche tanto sul ricevere feedback. Io credo che in qualunque tipo di organizzazione, sportiva o imprenditoriale che sia, il tempo che noi riusciamo a ritagliarci per ascoltare le persone che compongono le nostre squadre sia un tempo decisivo per scoprire quella chiave unica di accesso che è diversa per ognuno dei componenti delle nostre squadre. E scopriremo cose magari inaspettate. Per esempio, la butto lì, che non è così scontato che la leva economica sia sempre la più importante. E qualche volta ascoltando le persone scopriamo che ci sono delle cose che dal punto di vista della motivazione spingono di più della leva economica. Lo sport mi ha insegnato che la fatica è una medicina, che la fatica è una cosa bella. Noi viviamo un momento storico in cui stiamo un po' cercando di anestetizzare la fatica, mentre lo sport è un presidio di questo valore. La difficoltà dello spiegare le varie discontinuità della mia carriera, ce l'ho tuttora con mia mamma che ha 86 anni e ancora non ha capito bene perché dalla laurea in filosofia, poi la pallavolo, poi il tiro con l'arco, poi la scuola Holden, e così via. Io credo, fondamentalmente di essere una persona molto curiosa. La curiosità è un fattore fondamentale. È un fattore fondamentale se devo aggiungere, se posso aggiungere, anche in questo periodo storico che stiamo vivendo. Ci hanno insegnato e ci stanno insegnando, credo, che il vecchio modello di costruzione della conoscenza novecentesco, che si fondava su un principio di verticalità, no? Tu dovevi essere esperto di una cosa. Già se eri esperto di una cosa e te ne piaceva un'altra, era un po' un problema. Ecco, oggi credo che la pandemia abbia accelerato questo processo che ha definitivamente messo in archivio quel modo di interpretare la conoscenza e pur rimanendo fondamentale l'approccio verticale, cioè il saper diventare specialisti di una o più cose, ci sta insegnando che è determinante mettere in relazione orizzontale quelle competenze verticali.
oggi dobbiamo prepararci a un mondo in cui continuare ad essere esperti di qualche cosa è fondamentale, ma che ci spinge continuamente a imparare qualche cos'altro, non con lo stesso livello di approfondimento della nostra specificità, ma che ci permette di fare quel lavoro di connessione di cui parlavo prima. Prima di tutto di mettere in elenco le caratteristiche che lui o lei ha imparato facendo la atleta, lavorando nel mondo dello sport, e già lì si troveranno un sacco di territori comuni con qualunque altro tipo di professionalità fuori dal mondo sportivo. La seconda è di essere pronto, ma in questo non voglio essere di parte, però gli atleti sono allenati ad allenarsi. Gli atleti lo sanno che per arrivare a giocare una finale ci sono magari 6 mesi o anche degli anni di preparazione per arrivare a quel punto lì. E quindi l'idea di mettersi in gioco, come dicevamo, nello studio, nella capacità di conoscere una realtà che è nuova, un atleta sa come affrontarlo quell'aspetto, sa che per performare tu devi allenarti, se manca quel pezzo prima non può arrivare il pezzo della prestazione.